Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono sempre Giulia ed oggi nuovo video, nuovo book tag. Scusate se in questo periodo ne sto facendo tanti, ne avete visti tanti e ne vedrete altri, almeno altri due, ma ci sono stati periodi in cui non ho registrato neanche un book tag e periodi in cui sono stata taggata in tanti book tag e mi dispiace onestamente non farli, non rispondere al tag e quindi ve li cuccate. Sto cercando comunque di alternare un video tag, un video che non c'entra niente col tag, insomma, portate pazienza, dai. Oggi sono qui per registrare, come avete visto dal titolo, spulciando nella Wish. È un video tag ideato da Nick del canale Duca Von P e Clelia del canale I libri sono la mia vita, una cosa simile, scusami Clelia, riguardante la wishlist. Siccome è un tag un po' diverso dal solito, ho deciso di riproporlo anch'io, anche perché sono stata taggata da La Debbina e da Seba. E forse mi arriverà anche il tag dal mio amato Jack. Quindi sono 10 domande più una dove devi taggare le persone riguardanti la nostra wish. Domanda numero 1. L'ultimo libro della tua wish è entrato nella tua libreria. Allora, voi sapete che quando c'è un libro da mostrare, io come al solito non sono in grado. Devo mostrarvene due anche perché praticamente sono arrivati insieme. Allora, un libro è stato La Biblioteca delle Anime, che è il terzo e diciamo ultimo capitolo della saga della Casa per Bambini Speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs. Desideravo tantissimo questo volume perché ho aspettato, perché voi sapete che io ho il fetish per le edizioni, per le copertine flessibili, poi avendo preso il primo in flessibile, insomma, aspettavo che tutti fossero così. Era andato in sconto, insomma, adesso finalmente potrò concludere la serie, non vedo l'ora perché sono curiosa di sapere come va avanti. Mentre questo era un libro che era nella mia wishlist da un sacco di tempo, questo qua che vi faccio vedere è invece un libro che ci è entrato più di recente, soprattutto da quando ho visto la book review di Jack, ed è Odore di mare, fil di ferro e gelsomino di Carlo Negri. Questo è un libro che quando a lui è stato omaggiato dalla Bia Editore al Sole di Torino, me ne aveva già parlato dicendomi: guarda, per me questo potrebbe piacerti un sacco. Poi l'ha letto e mi ha detto: no, ti confermo, questo lo devi prendere, lo devi leggere. Quindi ho detto ok, me l'ha raccontato un po', poi la Bia Editore fa questi... io ve lo dico ogni volta che vi mostro un loro libro, qui c'è anche un inserto. Fa delle opere d'arte anche solo per gli occhi, che poi quello che c'è scritto dentro cade in secondo piano, quasi no, però ho detto va bene, prendiamolo. 2. In quale sito hai la tua wishlist? Su Amazon. Avevo cominciato a farla su Goodreads, però l'ho trovata un po' troppo dispersiva e quindi tengo solo quella di Amazon, anche perché è dove principalmente faccio i miei acquisti. 3. Nella tua wishlist hai solo romanzi o anche altre tipologie di articolo o di tutto e di più? Diciamo che tendo a separare le liste desideri di libri da altro, però c'è di tutto perché ho un sacco di Funko Pop, ho una tenda da mare perché dobbiamo comprare l'alternativa all'ombrellone da spiaggia, quindi stavamo guardando quelle specie di tende, insomma vabbè, quindi questo con i libri non c'entra proprio niente. Ho avuto per un po', finché non li ho comprati, i filtri della caraffa per l'acqua, quindi di tutto e di più, di tutto e di più. 4. Ti ricordi sempre di cancellare gli articoli che hai acquistato o ti hanno regalato? E sì, la tengo super aggiornata. 5. Quanti libri hai in wishlist? Io non so perché tutti riescono a vedere il numero di libri che hanno wishlist su Amazon, io no, comunque saranno sicuramente oltre i 100. Ma l'ultima volta che avevo visto un numero era oltre i 100, e per quanto alcuni ne abbia recuperati sicuramente, cioè, per uno che ne recuperi due ne aggiungi, quindi 100 sicuri almeno. 6. Un libro che desideri da tanto ma che non hai ancora acquistato. Allora, questo è un libro che io avevo inserito in wishlist ancora quando avevo inserito Mitologia dell'Alberi di Jack Bros, quindi prima di aprire un canale YouTube, prima di sapere che esistesse il mondo di BookTube, Italia, America, Inghilterra e tutto. Ed è Le meraviglie del mondo invisibile, cioè il trattato sulla stregoneria di Cotton Mather. Questo è nella mia wishlist da tantissimo tempo, non mi sono mai decisa a comprarlo, adesso addirittura è andato fuori stampa e non è più reperibile, e quindi me la becco in fiocco, si dice dalle mie parti, me la becco in quel posto, vabbè. 7. Un libro che hai inserito in wish dopo aver visto un video su YouTube, praticamente tutti. Cioè, sì, aspettate che do un attimo, sì, tutti.
Per dirne uno su tutti, vi cito Circe di Madeleine Miller, che ho inserito in wishlist dopo che ne ha parlato in tutti i laghi e in tutti i luoghi la Tiffany di Miss Fiction. Sentire lei che lo raccontava e che sentire quanto le è piaciuto, ho detto no vabbè, diamogli una chance. 8. Il libro più costoso della tua wishlist. Ma si può mettere in ordine di prezzo? Ma poi mi si sballa tutto. Allora, ordina. Facciamo un prezzo decrescente. Va bene. Vabbè, ok, allora. I libri più costosi che ho in wishlist è perché sono libri che sono usciti di produzione, non esistono più ristampe, quindi sono diventati praticamente libri rari. E sono uno che è un Atlante dei paesi che non esistono, ossia la scoperta di 50 nazioni che non hanno confini, che sta sui 50 euro, ma lo puoi reperire praticamente solo usato. Un altro che è Fate, edizione illustrata, che sta a 60 euro, di Brian Froud. Ah, poi c'è il Funko Pop di James Fraser di Outlander, che sta adesso è arrivato a stare 249 euro. Non è un libro, ma lo volevo tanto, però pazienza. E sì, questi, diciamo che di reperibili ho i Romanov, che viene 34 euro, e contando che su Amazon è scontato il 15%, verrà sicuramente di più. Sì. Questo è anche Guida alla lettura fantastica della Oblomov, insomma, che mi è piaciuto un sacco, che ho sfogliato a tempo di libri e mi aveva, cioè l'avevo già visto prima, però lì prima o poi lo sarà mio. 9. Il libro che non puoi proprio eliminare dalla wish, nel senso che non puoi farne a meno e che prima o poi lo compri per forza. Questo è un altro dei libri che io avevo inserito nella mia wishlist. Sono proprio i libri con cui ho esordito nella mia wishlist, cioè con cui è nata la mia wishlist, ossia tutti i libri che riguardano appunto mitologia degli alberi, quello che avevo detto prima del trattato sulla stregoneria. Questo invece è Runemal, vi lascio la copertina qua comunque, Runemal, il grande libro delle rune, origine, storia e interpretazioni di Giovanna Bellini. Anche questo è uno tra i più costosi perché viene 34,12 euro. È un libro, io sono sempre stata attratta da tutto ciò che è del genere, ecco. E quindi, non lo so, mi piace tantissimo informarmi, leggere di queste cose, ma prima o poi sarà mio. Non è ancora uscito di produzione, non è ancora fuori stampa, prima o poi sarà mio. Ultima domanda, 10. Un libro che tutti hanno e tu hai ancora in wishlist. Aspettate che vado a vedere. Che tutti hanno. Allora, facciamo così, a livello internazionale mi piacerebbe tanto avere Shite, questo qua. Il Shatterman, vabbè, insomma. Che ho visto che ha spopolato sulla booktube inglese americana e mi ispira tantissimo, mentre per quanto riguarda un titolo italiano, oddio, non saprei, aspettate che sto scorrendo, ma io sono spesso una voce un po' fuori dal coro, quindi poi non è che tutti ce l'hanno e io no. Beh, facciamo così, vi cito questo che era entrato quando in wishlist quando avevo letto Anima di Wajid Mouawad, quindi dello stesso autore, Il volto ritrovato, perché so che molti che hanno letto Anima hanno anche recuperato questo, io non ancora, quindi vabbè. Però non ho libri che tutti hanno, anche perché spesso libri che tutti hanno a me, io tendo a starne alla larga perché spesso non mi piacciono, vedi La Ferrante, vedi Casalet o Casale, come volete chiamarli, e quindi così, tendo a farmi i cavoli miei. Il tag finisce qua, tagga qualcuno, taggo Jack perché tanto so che lui taggerà me, quindi ci tagghiamo a vicenda. E altri, chi taggo? Dai, taggo la Tiffany di Miss Fiction Books. La pin up dei libri l'ha già fatto. Taggo la Mary di Mary's Reading. Taggo. Aspetta, perché devo pensare anche a persone a cui piace fare i tag. Vabbè che questo è molto veloce. La Silvia di CCTube. Boh, non so chi altro taggare. Basta. Sì. E tutti quelli che vogliono farlo. Comunque giù nell'info box trovate le domande e il link ai libri di cui vi ho parlato come al solito. E i link dei canali sia di chi. Sia di chi l'ha ideato, sia di chi mi ha taggato, sia dei taggati.
quindi più esaustivo di così. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Io vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, andatevi a vedere i miei ultimi video. Vi mando tanti bacioni, come sta andando la vostra estate, come procedono le vostre letture. Alla prossima, ciao!